Eccoci, riproviamo con la diretta di prima era caduta. Inconvenienti ovviamente della diretta. Primo giorno un po' come dicevo prima, dice qualche giornalista, un po' come il primo giorno di scuola, quindi si parte dalla registrazione. Quindi qui alla Camera da ieri, oggi e anche domani, i neodeputati si iscrivono al gruppo, presentano ovviamente le credenziali di elezione e si fanno ovviamente gli adempimenti, chiamiamoli pure formali, quelli anagrafici, quelli che riguardano essenzialmente i dati del singolo deputato. Questa è una procedura che si svolgerà da qui fino a giovedì mattina, quando inizierà l'attività della 19ª legislatura con l'elezione sia alla Camera che al Senato del Presidente dei due rami, dei rispettivi rami del Parlamento. Un'elezione che sarà con tempistiche differenti proprio per i regolamenti che sono differenti tra Camera e Senato, più veloce al Senato, quando dopo la quarta votazione si va al ballottaggio, anzi con la quarta votazione si va al ballottaggio tra i due candidati che hanno preso più voti. Un po' più lunga la Camera, dove dopo la quarta votazione si va invece alla maggioranza assoluta e quindi all'oltranza, fino a quando un candidato non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Ecco, questi sono i primi adempimenti della 19ª legislatura. Qui alla Camera c'è ancora una presenza ancora non molto folta, peraltro non sarà mai più folta come prima, perché ovviamente, come sappiamo, i deputati non sono più 630 ma 400. Sono in corso gli allestimenti di tutte le strutture e i servizi ovviamente legati all'attività parlamentare, quindi la formulazione dei questionari di adesione al gruppo, piuttosto che anche la fotografia e l'attivazione del tesserino di abilitazione per le votazioni. Ecco, questo ad esempio è una differenza interessante tra la Camera e il Senato. In Senato il regolamento prevede ancora la modalità di votazione per alzata di mano, che viene di volta in volta sostituita dal voto elettronico. Alla Camera invece il voto che viene fatto in aula è solo elettronico, può essere fatto solo attraverso uno strumento che prevede un tesserino che per essere abilitato ha bisogno anche dell'impronta digitale. Quindi non c'è il rischio che ci siano i cosiddetti pianisti. Quindi per votare alla Camera si può fare solamente inserendo il tesserino e abilitandolo con l'impronta digitale che viene raccolta in queste formalità iniziali. Vediamo un po' se riesco. Ecco, senza fare pasticci, questa è un po' la planimetria della Camera, che come si vede quello che si vede di solito in TV che passa è questo fronte qui, quello su Piazza Montecitorio. Poi alle spalle invece c'è questa costruzione che è stata fatta all'inizio Novecento, che è l'aula di Montecitorio, quella grande che si riconosce per la sua caratteristica proprio nelle trasmissioni. E questo invece è il cosiddetto transatlantico, ovvero uno spazio grande che sta all'esterno dell'aula, che è dietro queste grandi porte, dove si incrociano i giornalisti, dove si incrociano i parlamentari, dove si incrocia un po' tutta la vita politica. Ecco, adesso però torniamo ovviamente agli adempimenti e ci aggiorniamo sulle prossime